In via informale si sono incontrati sabato scorso per fare il punto della situazione sulla questione del dimensionamento scolastico a Vittoria diversi rappresentanti dei genitori degli alunni delle future classi seconda e terza della Vittoria Colonna e in procinto di passare al Caruano. Era presente il presidente del Consiglio d'Istituto Giuseppe Fiorillini e dall'incontro è emerso il giudizio negativo su tutta l'operazione dimensionamento che non risponde, è stato acclarato dai presenti, all'esigenza di spending review, lasciando intatti i costi di affitto ma provocando solo disagi a studenti e famiglie, se non addirittura un danno al diritto di studio per quegli alunni che risulteranno oggetto del trasferimento. E questo è stato ribadito per il venir meno del diritto alla continuità didattica dovuta al cambio totale durante il ciclo didattico e con le famiglie costrette a instaurare nuovi rapporti con uffici e istituzioni scolastiche diverse. Viene quindi chiesto per l'ennesima volta, dove fosse possibile, un ripensamento circa questo trasferimento di una seconda e terza media, oltre alla valutazione della possibilità di scelta di due future prime da assegnare al nuovo istituto caruano. Qualora tale scelta non fosse possibile, l'assemblea dei partecipanti alla riunione di sabato invita la dirigente scolastica della Vittoria Colonna ad utilizzare un metodo quanto più oggettivo possibile, come ad esempio il sorteggio tra le seconde e terze di tutti i corsi potenzialmente destinati al trasferimento.